schia, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai, mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricordati di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo sul mio desktop per farvi un breve tutorial su come cambiare il colore grigio, ragazzi. Allora, tutti sapranno come si cambia un colore grigio, ma io oggi vi porto un metodo particolare per poter inserire dei colori strani, o meglio molto molto strani, tipo colori particolari insomma, nella vostra crew. Ragazzi, allora, come avete visto nel video precedente, io ho portato il colore crew della settimana nelle tigri di Roma. È un colore molto scuro, è un nero, ragazzi, e ha anche quella particolarità di avere il fumo patriottico. Quindi andiamo a vedere come fare. Allora, per fare il tutto abbiamo bisogno di un paio di pagine, cioè questa pagina e questa pagina, che vi lascerò in descrizione, e dobbiamo essere amministratori o capi della nostra crew, ragazzi. Quindi andiamo in gestisci crew, e una volta che siamo in gestisci crew andiamo a vedere i passi da fare per fare questo cambio di colore, ragazzi. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è cercare il colore, quindi andiamo a cercare il colore di questa lista, ragazzi. Ci sono molti colori che normalmente il social non farebbe mettere, invece usando questo tipo di metodo li potete mettere tranquillamente, ovviamente non tutti i colori, quindi guardate voi, insomma, dovete andare per tentativi. Io sono un paio di settimane che sto provando a mettere dei colori strani su una crew secondaria che uso per i colori, e quindi sto sperimentando un po' a tutti i colori, diciamo, però ce ne sono alcuni che vanno tranquilli e alcuni che non si possono mettere. Quindi qui andiamo a prendere questo colore con la lettera N, nero, ragazzi, nero. Come avete visto già nel video precedente, il nero che ho portato, qui ancora sta aprendo la pagina al social, il nero che ho portato è diverso da quello dello Santos Custom, quindi vi rendete conto da soli che è un nero particolare, diciamo che è un nero che i modder usano con il mod menu che si mette sulle auto moddate, insomma, no? Si trova solo in quei particolari veicoli, perché sennò altrimenti allo Santos Custom questo colore non c'è. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Cliccate sul quadratino dove dovrebbe essere il colore, che ovviamente non c'è nulla, come state vedendo non c'è nulla neanche sotto. Se normalmente dovete mettere un colore normale, non so, tipo viola, tipo verde, tipo e magari avete il codice o RGB o esadecimale, che sarebbe questo con il cancelletto, lo incollate qui se è un colore normale. Se invece vedete che non lo prende, allora il codice lo andate a incollare nell'altra parte, come adesso vi farò vedere. Quindi schiacciamo su ispezione elemento, aspettiamo che ci apre questa finestra secondaria di Google. Mi raccomando, ragazzi, fatelo con il browser di Google, perché è più semplice, almeno per me è più semplice, è più indicato, riesco a cambiare bene i colori e tutto il resto. E quindi nulla, aspettate che vi apri la finestra e andiamo a vedere quali sono le stringhe che dobbiamo cambiare in questa finestra. Sì, perché dobbiamo cambiare due stringhe, ragazzi, non è una cosa da hacker, non è una cosa da cervelloni informatici, è una cosa facilissima, ragazzi. Allora, questa qui è la prima stringa, dove ci riporta input id crew color type hidden value, e mettiamo questo valore che noi abbiamo appena incollato. Io vado a rimetterlo, perché giusto per farvi vedere. Quindi noi abbiamo preso il codice, questo codice qui
dal sito, diciamo, no? L'abbiamo incollato dal dall'hashtag, chiamiamolo così, dal cancelletto, l'abbiamo copiato e lo rimettiamo qui. Quindi cliccate due volte. Un attimino, ragazzi. Una volta che avete cliccato due volte, prendete, cancellate il codice che già c'è e incollate questo. Ovviamente a me il codice è uguale perché stavo facendo delle prove. Una cosa, ragazzi, che dovete fare, se volete che tutti i colori che voi mettiate in questa maniera vengano accettati, dovete mettere una doppia A maiuscola alla fine del codice che andate ad inserire, perché altrimenti non ve lo accetterà. Una volta che avete fatto ciò, premete invio e il gioco è fatto. L'altro valore da cambiare, ragazzi, è, un attimino che lo cerchiamo, il font color, è questo qua, ragazzi. Quindi andremo a cliccare su input id, create crew for color. Quindi clicchiamo su questa stringa, facciamo un doppio clic qui. Aspettate un attimino che facciamo un doppio clic qui e automaticamente reincolliamo il codice, questo codice che abbiamo qui lo reincolliamo qui e il gioco è fatto. Premiamo invio, io ve lo faccio vedere, ragazzi, giusto per farvi capire, perché sennò qualcuno poi comincia a fare le domandine del cazzo. Vado a reincollare il codice, ovviamente rimette sempre quello perché è quello il codice. Vado a dare invio e automaticamente il colore grigio verrà cambiato, non ancora salvato ma cambiato. Quindi schiacciate sulla X per chiudere la finestra, perché sennò poi va corrente, e andiamo a farvi vedere una cosa. Allora, ragazzi, quando ci sono questi valori qui che il, non so perché, il social club tira fuori, la crew non verrà salvata. Se io adesso vado a pigiare su salva questa crew, mi dice che comunque non posso prendere, salvare, cazzi e mazzi. Allora, per far sì che noi possiamo salvare, basterà cancellare questo. Scusate, no, mi è scappato il tastino, poi sto pure a una certa distanza dal PC. Quindi, come dicevo, basterà cancellare questo e andare su invio e vi comparirà la crew salvata, ragazzi. In questo caso avrete il colore, io ho il colore nero, però voi avrete il colore che sceglierete. A questo punto, come andremo a vedere nella pagina della crew, come qui ci saranno questi scacchetti, diciamo, no? Questa sorta di bandierina a scacchi, e nella pagina della nostra crew non comparirà nessun colore, ma noi nella crew in game avremo il colore nero. Come vedete, qui dovrebbe comparire il colore, dovrebbe comparire sia qui che sotto, diciamo, la crew, insomma, no? Qui dovrebbe esserci una striscia del colore e qui anche una striscia del colore, ma non c'è perché ovviamente abbiamo modificato i codici. Vi lascerò questi due siti in descrizione, in maniera tale che voi potrete scegliere tutti quanti i colori che volete, tutto quello che volete. Fatevi pure una cultura sui colori, sia questo che GTA Wiki, Help Color GTA Wiki. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao.